corpo umano per muoversi, per assumere posizioni diverse o per rimanere fermo in equilibrio, ha bisogno del sostegno fornito dall'apparato locomotore. L'apparato locomotore è composto da due sistemi che lavorano insieme: il sistema scheletrico e il sistema muscolare. Il sistema scheletrico. Il nostro scheletro è composto da circa 200 ossa e, oltre a sostenere il corpo, protegge gli organi interni. Le ossa sono formate da tessuto osseo, in apparenza rigido e compatto, ma capace di crescere per seguire lo sviluppo corporeo di una persona o di rinsaldarsi in caso di frattura. Alla base di questo tessuto ci sono due componenti: l'osseina e i sali di calcio. Le ossa hanno forme diverse, a seconda della posizione e della funzione che svolgono. In base alla forma, nel nostro corpo distinguiamo tre tipi di ossa. Le ossa lunghe, come il femore, sono adatte al sostegno. Le ossa corte, come le vertebre, le ossa delle mani e dei piedi, sono funzionali al movimento. Le ossa piatte, come le scapole, le ossa del bacino, le costole e il cranio, servono a proteggere gli organi interni. Il sistema muscolare. Lo scheletro da solo resterebbe immobile, per questo è ricoperto dai muscoli, organi elastici che permettono tutti i tipi di movimento del corpo. Il sistema muscolare si compone di circa 650 muscoli. Il tessuto muscolare che li forma è costituito da cellule molto elastiche e allungate, capaci di distendersi e contrarsi, a seconda degli ordini che ricevono dal cervello. I muscoli sono collegati alle ossa attraverso i tendini, robuste fasce biancastre di tessuto non elastico. Esistono tre tipi di tessuto muscolare. Il tessuto striato, che presenta fasce chiare e scure trasversali. Sono striati i muscoli scheletrici che fanno muovere le ossa, e i muscoli facciali che danno espressione al viso. Sono chiamati anche volontari perché questi muscoli si muovono secondo la nostra volontà. Il tessuto liscio è di colore rosato e presenta cellule a forma di fuso. Sono lisci i muscoli che ricoprono le pareti interne e fanno contrarre gli organi come lo stomaco, l'intestino e i polmoni. Sono chiamati anche involontari perché compiono contrazioni non controllate dalla nostra volontà, anche quando si dorme. Il tessuto cardiaco forma le pareti del cuore. Anche se è composto da tessuto striato, è un muscolo involontario perché il cuore pompa il sangue indipendentemente dalla nostra volontà. Il funzionamento dei muscoli. I muscoli hanno forme diverse a seconda della parte del corpo in cui si trovano e della funzione che devono svolgere. Quando decidiamo di muoverci, dal cervello parte uno stimolo che dà ai muscoli volontari coinvolti il comando di muoversi. Molti muscoli, per far muovere le ossa, lavorano in coppia, compiendo movimenti opposti e contrari. Per piegare l'avambraccio, ad esempio, il tricipite si rilassa, mentre il bicipite si contrae. Ecco perché spesso si parla di muscoli antagonisti. Il muscolo che si è contratto, per tornare nella posizione iniziale, ha bisogno di un altro muscolo, opposto ad esso, che eserciti una forza uguale, ma contraria. Per avere la forza necessaria a compiere il movimento, i muscoli hanno bisogno di energia che viene fornita dall'alimentazione, soprattutto dagli zuccheri, pane, pasta, riso, dolci, frutta. Quando l'energia si esaurisce, l'organismo rilascia una sostanza, l'acido lattico, che dà una sensazione di fatica e porta, infine, a interrompere l'attività. Il riposo e l'idratazione consentono all'organismo di eliminare l'acido lattico. I muscoli sono poi pronti a muoversi nuovamente. Lo scheletro. Nello scheletro si distinguono tre parti: le ossa del cranio, del tronco e degli arti superiori e inferiori. La testa, cranio, è composta da le ossa piatte e fisse della scatola cranica, che proteggono il cervello. Le ossa facciali. La mandibola è l'unico osso mobile che, toccando la mascella, compie la masticazione. Le ossa del tronco comprendono 33 vertebre, anelli sovrapposti non saldati, che costituiscono la colonna vertebrale e contengono il midollo spinale.
12 paia di costole della gabbia toracica, unite posteriormente alla colonna vertebrale e anteriormente allo sterno, tranne quelle più basse. Le ossa del bacino che proteggono organi delicati come l'intestino. Gli arti superiori sono composti dalle ossa lunghe dell'avambraccio, l'ulna e il radio, le ossa del braccio, l'omero, e quelle corte del polso e della mano, le falangi. Gli arti inferiori sono formati dalle ossa lunghe delle gambe, il femore, l'osso più lungo del corpo umano, la rotula del ginocchio, la tibia, il peerone e, infine, le falangi del piede. Le articolazioni. La cartilagine è un tessuto osseo, elastico e resistente, che puoi sentire toccando un orecchio. Questo tessuto evita lo sfregamento e l'usura delle ossa nei punti in cui sono a contatto tra loro, cioè le articolazioni. Ci sono tre tipi di articolazioni. Fisse, come le articolazioni del cranio, che non consentono alcun movimento. Mobili, come le articolazioni delle braccia e delle gambe, che permettono movimenti ampi. Le estremità delle due ossa che si incontrano sono collegate da legamenti e rivestite di cartilagine. Anche il liquido sinoviale che le ricopre evita un eccessivo sfregamento. Semimobili, come le articolazioni delle vertebre, che consentono movimenti più limitati. Anche in questo caso, tra le due ossa, c'è uno strato di cartilagine.